studenti, insegnanti e genitori. In centinaia dall'istituto alberghiero hanno manifestato di fronte al municipio di Viareggio per chiedere che venga messo in sicurezza l'edificio dell'ex collegio Colombo, chiuso al secondo piano dopo il crollo parziale dei soffitti la scorsa settimana. Tra cori e striscioni, tanti studenti con uniforme da cuoco e da camerieri pronti a servire il loro finger food cucinati per l'occasione. Una protesta molto vivace per chiedere nuovi spazi per aule, laboratori e cucine in attesa che partano a febbraio i lavori annunciati dalla provincia, ente competente in materia. Uno non può fare lezioni in santa pace con la paura che gli casca un pezzo di marmo di qualcosa in testa. I muri tremano, le finestre cadono. Noi non si può studiare così, abbiamo la paura di entrare in scuola. I genitori ci dicono di non entrare a scuola, si figuri a livello a cui siamo arrivati. I ragazzi costringono i genitori a mandarli a scuola. Un problema di sicurezza sul luogo di lavoro per insegnanti e bidelli a fianco degli studenti nella battaglia. Le cucine a piano interrato che si allagano quando piove, le cucine dell'ultimo piano chiuse, quindi i ragazzi non hanno possibilità di fare laboratorio. Stiamo crollando a pezzi, quindi le varie amministrazioni si devono dare da fare per rimettere in condizione l'istituto di poter continuare ad andare avanti al meglio, visto che sul giornale pochi giorni fa siamo risultati come una scuola di qualità. Ci vuole in primis la sicurezza. Ecco, poi si parla di studio, però la sicurezza è fondamentale. In piazza anche molti genitori, alcuni pronti anche a ritirare i propri figli dall'alberghiero. Noi si spera che i nostri figli abbiano un futuro. Dobbiamo fare qualcosa nell'immediato, perché i ragazzi non devono per niente perdere ore di scuola. Sono sia un genitore che un insegnante nella stessa scuola. Sono 8, questo è il mio 8° anno al Marconi e purtroppo in questi anni non ho mai visto fare niente. Era prevedibile che arrivasse questo momento? Molto prevedibile. Eccoci, buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Botta e Risposta in onda come ogni giovedì sera in diretta su Noi TV Versilia. Il tema, lo avete capito, la questione è il Collegio Colombo, Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio. Avete capito dalle voci di studenti, genitori e insegnanti la protesta che c'è stata ieri, mercoledì mattina, di fronte al Comune per una questione che si tira avanti ormai da anni interi, questione di sicurezza, di spazi che la scorsa settimana in parte sono stati interdetti proprio per alcuni gravi episodi di sfaldamento, crollo, insomma, poi cercheremo di individuare il termine più corretto dei soffitti. Stasera vorremmo capire insieme ai nostri ospiti in studio quali passi in avanti si possono fare, alcuni a dire il vero già sono stati fatti, e capire anche come si può uscire da questa situazione anche per imparare rispetto agli altri plessi scolastici della Versilia. Vado subito a presentare gli ospiti in studio con noi e parto dal preside dell'Istituto Alberghiero Marconi, Lorenzo Esoppo. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere qua con noi. Al suo fianco vediamo Matteo Ricci, consigliere comunale di Viareggio della lista Sto con Viareggio. Buonasera. Buonasera. Coadiutore alle politiche educative. Accanto vediamo Massimiliano Baldini del Movimento Cittadini per Viareggio e Torre del Lago. Buonasera. Buonasera. E poi chiudo con Rino Capasto dei COBAS, scuola della Versilia e della provincia di Lucca. Buonasera. Buonasera, grazie di essere qua. Insieme appunto vorremmo cercare di capire che cosa si farà e che cosa si può fare in queste situazioni. Intanto ricordo anche a chi ci segue da casa, come sempre lanciamo una domanda, insomma uno spunto di riflessione, attendiamo i vostri sms. Questa sera vi chiediamo, alberghiero a pezzi, di chi è la colpa? Forse il termine è un po' forte, potremmo parlare semplicemente di responsabilità. Vedremo che cosa ne pensate. Parto dal preside, vorrei capire intanto qual è la situazione. Studenti in questa veste molto colorita, vivace, forse anche simpatica, insomma alla fine è stata una bella protesta, anche se però il motivo era serio e anche grave. Qual è ora la situazione al Collegio Colombo in particolare? Ma intanto vi ringrazio per la possibilità che mi date, che ci date di illustrare la situazione. La situazione, diciamo, è abbastanza seria per quel che riguarda l'insieme dei lavori da fare, lo sappiamo, insomma, sono tanti anni che si dovrebbe intervenire, non si interviene, quindi insomma le cose sono tante da fare, quindi tante e costose. Dal punto di vista della sicurezza, diciamo, io settimana scorsa mi sono trovato costretto a fare una
praticamente a inviare una lettera abbastanza disperata, diciamo, alla provincia con una richiesta di garanzie, perché di fatto c'erano stati ulteriori distacchi di intonaco, ulteriori piccoli crolli, ulteriori problemi poi a un certo punto anche all'impianto termico. Insomma, l'edificio non dico che sembra maledetto, però certamente i suoi anni... Ecco, lo vediamo anche in queste immagini, è transennato fuori, insomma c'è un po' tutto quello che serve, vedete, è tutto transennato, insomma si presenta male, poi dentro chiaramente è quello che poi preoccupa di più. Non ho detto poco fa che in realtà la giornata di protesta di mercoledì, in tardo pomeriggio, insomma inizio serata, la provincia ha annunciato che a brevissimo, in pratica domani, ci saranno i lavori in somma urgenza. Questo vi mette al sicuro intanto? Diciamo, questa è la parte positiva, diciamo. Questi giorni di protesta, questi giorni di mobilitazione, questi giorni in cui siamo stati così visibili, grazie anche ai mezzi, grazie ai media, insomma, siamo stati presenti sulla stampa, in TV, insomma, abbiamo cercato veramente di fare il possibile, abbiamo ottenuto anche un discreto successo da questo punto di vista. Diciamo, a seguito di questo abbiamo avuto diverse garanzie, ecco, di quelle che avevamo chiesto le abbiamo ottenute, cioè abbiamo ottenuto praticamente di avviare dei lavori in somma urgenza, quindi tenuto conto della situazione della provincia è un buon successo, per sistemare i soffitti dell'ultimo piano che non avevano mai avuto lavori di controsoffitto, di antisfondellamento, diciamo. Questo era il problema principale, perché rischiavano comunque di cascare in testa alle persone. E in più abbiamo avuto delle garanzie che cominceremo i famosi lavori del milione con un certo, diciamo, con dei tempi sì, certi. Che sono quelli di febbraio, sappiamo. Che sono quelli di febbraio, così ho letto, diciamo, poi ho visto poi le varie dichiarazioni del Presidente, ne ho parlato anche con il Presidente Menesini, e si è impegnato anche a venire... a scuola nelle prossime settimane, insomma, quando immagino avrà anche più preciso il quadro degli interventi, a spiegare, insomma, questa roadmap, diciamo, per sistemare il Colombo. In più si è impegnato, questo è importante, a individuare ulteriori finanziamenti, perché questo era il problema famoso, no? Quindi con un milione si fa molto ma non si fa tutto, con la somma urgenza si mettono al sicuro, diciamo, gli allievi. Però, insomma, il lavoro da fare tanto. Vi hanno detto quando potranno tornare in quelle aule i ragazzi? Ma i ragazzi, allora, noi abbiamo avuto assicurazioni dalla provincia sulla stabilità dell'edificio, anche dal comune, e quindi nelle aule non interdette, quelle che non saranno oggetto di lavori, possiamo entrare subito. Per quel che riguarda i lavori di somma urgenza all'ultimo piano, io ritengo che, insomma, ci vorrà qualche settimana. Allora, vengo agli altri ospiti che ho tenuto qua in ascolto, anche per aggiornarvi dal preside su quella che è la situazione. Vado in ordine, parto dal consigliere Ricci. Verrebbe da dire, ci voleva una protesta per ottenere qualcosa da queste amministrazioni? Guardi, innanzitutto ringrazio il preside Isop per aver tenuto aperto la scuola in questo difficile percorso, perché la sensibilità mia personale non è soltanto quella della politica, ma anche quella della mia professione, perché anch'io nella vita faccio l'insegnante, quindi veramente tenere aperta la scuola in queste condizioni è stato un atto di coraggio. Poi vorrei dire che da un punto di vista amministrativo il Comune di Viareggio si è mosso da diverso tempo per far sì che finalmente la provincia si interessasse e mantenesse le sue promesse. Se posso, vorrei provare a fare un po' di storia di quella che è stata l'attività dell'amministrazione viareggina. Già a partire dal febbraio del 2017 il sindaco scrisse una mail, tramite PEC, quindi una lettera a mezzo PEC dai toni molto... molto incisivi nei confronti del presidente Menesini, illustrandogli le difficoltà e le condizioni critiche di tutto il manufatto dell'ex Collegio Colombo e chiedendo che effettivamente i lavori venissero iniziati con somma urgenza, visto che il progetto di rifacimento del manufatto risale al 2015. Quindi un sollecito, questo quando? Quindi un anno fa? Un anno fa, quasi un anno fa, nel febbraio del 2017.
A seguito di queste richieste e visto che la provincia non sbloccava i lavori, l'assessore alla pubblica istruzione Sandra Mei scrisse anche lei all'assessore all'edilizia scolastica in regione, l'assessore Greco, perché anche questa potesse intervenire nei confronti del presidente Menesini. Non più tardi di lunedì scorso mi sono fatto promotore in consiglio comunale di una mozione che ha coinvolto tutte le forze politiche, quindi ringrazio tutte le forze politiche di maggioranza e tutti i capigruppo di opposizione, perché anche il Consiglio Comunale di Viareggio si facesse carico della questione e potesse intervenire nei confronti della provincia affinché questa finalmente si decidesse a dare avvio a questi lavori in somma urgenza per ripristinare la sicurezza dello stabile, perché grazie attraverso la sicurezza che è possibile fare una giusta attività didattica. Al di là di questo, però, oggi abbiamo letto di Menesini che si stupiva in realtà di Del Ghingaro, che si risentiva perché dice: mai una telefonata e neppure sono venuti gli incontri in provincia. Menesini sembra dire il contrario. Probabilmente il presidente Menesini si è dimenticato delle telefonate che il sindaco Del Ghingaro effettuò nei suoi confronti, sia prima della lettera a mezzo PEC, sia dopo la lettera che scrisse a febbraio a mezzo PEC, perché intervenisse per ripristinare la sicurezza dell'edificio. Le posso dire che i contatti con la provincia sono stati tanti e da un punto di vista amministrativo noi ci siamo sempre... noi non vogliamo fare politica sulle scuole, nel senso che non costruiamo la nostra politica, la nostra visibilità utilizzando le scuole. Noi cerchiamo di intervenire sulle scuole a livello istituzionale, cercando di seguire tutti quei canali che ci possono portare poi a dei risultati. Volevo arrivare da Massimiliano Baldini, anche se tra poco dobbiamo andare in pausa, una prima battuta su quello che abbiamo sentito e ascoltato finora, ma la responsabilità alla fine chi se la prende secondo lei? Ma innanzitutto mi viene da dire che invece sulle scuole è bene fare politica, perché basta ricordare che per quanto riguarda l'alberghiero di Barga i soldi sono stati trovati, finanziamento enorme, e a Barga c'è un senatore importante del PD. Evidentemente qua giù sulla costa lo stesso PD che amministra non ha lo stesso peso politico, e il peso politico quindi conta, è bene che ci sia, perché sennò altrimenti i finanziamenti non si trovano. Io sono assolutamente soddisfatto che si possa, come dire, riuscire ad andare avanti, però quello che sta capitando intanto non doveva essere frutto di una mobilitazione di questo genere, le istituzioni avrebbero dovuto muoversi e la provincia evidentemente è in ritardo, ripeto, è in ritardo e probabilmente guarda con più piacere di là dal monte che in Versilia. In secondo luogo ritengo che il preside effettivamente ha fatto un lavoro enorme, ha cercato di sollecitare tutti, bisogna anche ricordare le testate giornalistiche, una in particolar modo che ha fatto una battaglia sulla questione dell'alberghiero, però ripeto, assolutamente non sono soddisfatto, i ragazzi che ho visto estremamente preoccupati ne hanno molto ragione di esserlo, perché così non si può andare avanti. Allora, ci fermiamo per una pausa, poi vengo subito da Capasso Pericobas, perché si parla di sicurezza, ma anche di sicurezza evidentemente sui luoghi di lavoro, non soltanto per gli studenti. A tra poco. Ben ritrovati, seconda parte di Botte e Risposte, riprendiamo il nostro dibattito sul tema del Collegio Colombo, parliamo dell'Istituto Alberghiero di Viareggio. Vorrei arrivare da Rino Capasso per ICOBAS, scuola della Versilia della provincia di Lucca, che ha ascoltato finora gli interventi e in apertura abbiamo sentito anche le parole di studenti, insegnanti e genitori. In particolare un insegnante ha anche ricordato qua un problema di sicurezza per noi che siamo dei lavoratori. E questo è un altro tema che è a fianco di quello ovviamente del diritto allo studio. Certo, ma volevo rispondere intanto alla sua domanda di prima, cioè dobbiamo Prego. Arrivare a delle proteste degli studenti. Io direi che questo tipo di processo è abbastanza strutturale, sistematico, anche in altre parti d'Italia. Cioè noi abbiamo un'escalation di problemi di sicurezza che ci ha ricordato prima il preside, che crea una situazione di emergenza. No? Mancanza della cucina al secondo piano, era bloccata la cucina al piano sottoterra, ci sono inondazioni quando piove, stacchi di calcinaccio, eccetera. Poi c'è l'elemento che, come dire, fa traboccare il vaso, no? Quello che è successo
sabato scorso. Il preside prende una posizione molto chiara, dice: chi è responsabile dell'edificio mi deve garantire che c'è la sicurezza per poter continuare, e lo deve mettere per iscritto, proteste gli studenti, c'è l'intervento d'emergenza della provincia. È un elemento abbastanza strutturale, succede, non c'è una cultura... Quindi secondo lei se non protestavano la provincia... Non c'è una non cultura della prevenzione e della manutenzione ordinaria delle scuole, e questo si colloca in un problema di carattere più generale. Noi abbiamo un problema dell'edilizia scolastica che è generale e strutturale in Italia, a cui hanno contribuito sia governi di centrodestra che governi di centrosinistra. Sarebbero necessari 13 miliardi di euro per mettere in sicurezza le scuole dal punto di vista sismico, dell'amianto e quant'altro. E questo strutturalmente non si fa. Riporto l'esempio concreto della mia scuola, che insegno a Carrara di Lucca, dove sono in corso da anni dei lavori. Bene, la Vox Populi che usciva dagli operai, un comunicato, e che hanno trovato pezzi di ferro che si spezzavano con le mani e cemento che in realtà era cemento pieno di sabbia. E quindi se succedeva qualcosa, tipo quello che è successo in Umbria, c'erano dei rischi molto grossi. Questo significa che non c'è una politica della manutenzione ordinaria delle scuole. Noi, in base alla normativa antincendio, dovremmo essere nelle scuole superiori al massimo 26 persone per aula, derogabili, ma anche quando è derogata questa norma dovremmo avere 1,96 metri quadri a testa al netto degli attrezzi. Non c'è nessuna scuola della provincia di Lucca, anche dopo le ristrutturazioni, ma direi in tutta Italia, che rispetta questa normativa antincendio. E quindi il problema che c'è dietro è un problema politico, ma non è un problema politico nel senso della contrapposizione centrodestra, centrosinistra, chi pesa di più, chi pesa di meno. È un problema di investimenti nella scuola pubblica. Pure però il consigliere Baldini ricordava poco fa, a Barga i lavori sono stati... Ho detto che è una questione di peso di parlamentari. Certo, ma volevo ricordare... che nella buona scuola, la cosiddetta legge 107, ci sono pagine e pagine di finanziamenti per l'edilizia scolastica, ma al suo tempo lo analizzammo e vedemmo che la stragrande maggioranza di quei finanziamenti erano soldi già stanziati e quindi non spesi sostanzialmente. C'è un problema di carenza da questo punto di vista, che poi ha dietro problemi di carattere più generale, che è la questione della politica di bilancio e la politica di austerità, perché è di quello che stiamo parlando concretamente. No? Quando dobbiamo seguire deficit PIL 3%, quando il governatore Draghi, che sta facendo una politica monetaria ottimale per quello che può fare, è costretto a dare soldi alle banche, 60-80 miliardi al mese, e non li può dare, non, comprando titoli, non li può dare agli stati, come succede in Giappone o negli Stati Uniti d'America, i risultati poi concreti sono questi, che non ci sono i soldi e dobbiamo entrare in un'ottica di competizione. No, se c'è qualcosa che ha fallito è la buona scuola, questo è sotto gli occhi di tutti, la prima cosa che hanno detto i ragazzi l'altro giorno davanti al comune. Insomma, è difficile tenere fuori la politica da tutto questo. La politica nel senso delle scelte fondamentali, scelte per la polis. Certo. È possibile, ripeto, a Bagga 3 milioni e 700 mila euro, qua giù un intervento urgente di 700 mila, vuol dire che Andrea Marcucci vale 37 volte la granaiola. Sì, però il problema non è della competizione tra le scuole, anche per i finanziamenti. I finanziamenti ci devono essere per l'edilizia per tutte le scuole. Allora, perché il preside Isoppo, che è un uomo di scuola, sarà d'accordo con me su questo punto essenziale. Prego. Dire, io non intervengo ovviamente sull'aspetto politico. Lasciamo fare politici. Territoriale, diciamo. Però è vero che ogni euro investito nella scuola è un euro investito bene. Cioè, questo c'è poco da fare. E la questione dei edifici, come giustamente è stata detta, ma è sotto gli occhi di tutti, quindi non è neanche una questione di una forza o dell'altra, insomma, basta guardare, è l'elemento centrale. Cioè, tutte le scuole hanno bisogno, dagli asili, diciamo, in su, hanno bisogno sicuramente di essere curate, di essere sistemate. Se poi si va sull'istruzione professionale, tecnica, qui allora poi la cosa esplode, perché abbiamo dei bisogni che sono bisogni grossi, insomma, sono scuole che costano, non si può pensare che non costino. Però il problema è anche un altro, che io ho fatto due conti, no? La scuola come la mia, solo di stipendi, in un anno, saranno 6 milioni di euro. Cioè, se io metto una corazzata e metto in campo delle energie di questo genere, che posso assicurare sono tutte energie di primissimo ordine
e poi non gli do gli strumenti per agire. Un edificio adatto, dei laboratori adatti, cioè è come comprare una macchina e metterci la benzina. Allora cosa ho speso a fare i soldi della macchina? Non compravo neanche la macchina. Cioè, no? Voglio dire, è una cosa molto italica questa, arriva fino a un punto e fermarsi lì, no? Pensando di aver risparmiato. Non abbiamo risparmiato niente, abbiamo reso anche inutile, non completamente, insomma, comunque abbiamo depotenziato anche il finanziamento, l'investimento di risorse umane che abbiamo fatto. Quindi bisogna, poi se ne può parlare 100.000 volte, un territorio come la Versilia, è chiaro che è un istituto alberghiero di un certo livello. Certo. Allora vorrei tornare sull'intervento annunciato dalla provincia, perché non è presente stasera, l'avete visto, l'amministrazione provinciale di Lucca, ovviamente era invitato il presidente Menesini, che però per motivi istituzionali si trova all'estero proprio oggi in qualità di sindaco di Capannori, ma ieri, subito dopo la firma sul provvedimento, l'abbiamo raggiunto e ci ha spiegato insomma la natura di questa misura. Ascoltiamo. Presidente, quali sono i tempi di intervento urgente al Collegio Colombo e che cosa prevede questo piano di intervento? Allora, gli interventi iniziano domani venerdì iniziano e sono interventi su tre luoghi sostanzialmente che hanno appunto bisogno di una somma urgenza, come si chiama tecnicamente, sono sul vano scale e su due piani che sono interessati oggi appunto da una chiusura, e prevede il ripristino e chiaramente la garanzia degli standard di sicurezza. Nel frattempo però queste aule, questi piani sono stati chiusi e allora serve una soluzione tampone, si è parlato di aule container, di un'altra sede, come procederete? Allora, al momento non sono necessarie delle soluzioni tampone, perché sono state trovate delle soluzioni temporanee, provvisorie all'interno della scuola stessa. Poi la questione del fabbisogno del Collegio Marconi è molto più ampia del Collegio Colombo, quindi è molto più ampia, e stiamo chiaramente lavorando ad un progetto di riqualificazione generale dove abbiamo già un finanziamento, lo sapevamo dall'estate, ma di fatto il decreto che ci rende i soldi spendibili lo abbiamo da appena una settimana, e quindi su questo lavoriamo, su un primo intervento di 1 milione. Accanto a questo lavoriamo anche a reperire ulteriori risorse finanziarie per poter fare un intervento che sia organico e di ripristino non solo degli standard di sicurezza, ma anche da un punto di vista di decoro, da un punto di vista di qualità della scuola e quindi di qualità anche dell'insegnamento, di quello che si va a fare all'interno, perché i luoghi poi influenzano chiaramente anche l'impatto che si ha. Dunque, avete sentito il presidente Menesini, ci ha detto in sostanza due cose: si lavora da venerdì, quindi in pratica tra poche ore arrivano, e poi questa burocrazia, questo decreto che è arrivato d'estate, quindi i soldi c'erano ma fino a febbraio non si comincia. Intanto una conferma, hanno montato i cantieri già? Allora, sono io già due giorni diciamo che vedo persone della ditta, oggi abbiamo fatto un sopralluogo per montare il cantiere per il vano scale, come stava dicendo il presidente, per ragioni legate proprio alla scuola, diciamo, alla gestione, alla non sovrapposizione delle attività, lo monteranno in realtà lunedì pomeriggio. Quindi abbiamo, però questo diciamo di comune accordo con la scuola, e poi continueranno. Quindi mi pare, io naturalmente diciamo sarò presente, vigilerò. In modo, insomma, cercherò di seguire per quel che sono le mie competenze. Finora diciamo, abbiamo visto che insomma la presenza non è mancata, certo, anche per far tenere alta l'attenzione. L'altro dato invece è, potrei dire, questa burocrazia. Vorrei venire dal consigliere Ricci, quindi è colpa della politica che fa scelte sbagliate, o è la burocrazia, o entrambe le cose? Secondo te? No, senta, io le porto l'esempio di quello che abbiamo fatto come amministrazione comunale per quanto riguarda gli istituti comprensivi del territorio. Quando c'è la volontà di intervenire in maniera urgente, si possono trovare i fondi per intervenire, e la dimostrazione sta nel fatto che l'amministrazione comunale è intervenuta a pioggia su tutti gli istituti comprensivi nel momento in cui l'assessore Sandra May e
Io come coadiutore siamo intervenuti per risolvere la questione, quindi quando c'è volontà politica la burocrazia si accorcia, i tempi della burocrazia si accorciano. Quindi non c'era la volontà politica o non così tanto? Probabilmente serviva l'intervento del preside, della scuola, del sindaco del Ghingaro, del consiglio comunale per spronare che la volontà politica della provincia di Lucca intervenisse in maniera tempestiva. Baldini che stava sorridendo. No, ci hanno dormito clamorosamente. Tutto è nato grazie a un forte interessamento dei media, poi alla scuola ci sono andato tutte le opposizioni da Viareggio fino a Lucca con i consiglieri provinciali, poi finalmente si è svegliata anche l'amministrazione viareggina, abbiamo fatto un documento in consiglio comunale che è stato sottoscritto da tutti, perché se c'è una cosa che è vera è che il tema va ovviamente affrontato tutto insieme, questo siamo assolutamente d'accordo, però io penso che si poteva far meglio e soprattutto si poteva contare di più. Abbiamo contato molto poco. Cosa risponde a chi dice il centrodestra ha fatto un po' di passerella politica sul Collegio Colombo? Assolutamente, quella passerella politica la doveva fare il sindaco visto che è il primo cittadino. Io ci sono andato, ripeto, avrebbe dovuto andarci il sindaco prima di me. Ma comunque, a parte questo, se risolviamo meglio, perché dice no, Ricci? Vorrei dire che noi non strumentalizziamo politicamente la scuola e l'istituzione scolastica. Noi noi interveniamo amministrativamente con i canali istituzionali per cercare di risolvere le situazioni. Non ci interessa. Ma se nascondete i documenti fino a quando è possibile, siete arrivati lunedì in consiglio comunale. La situazione a cui facevo riferimento prima, noi non ci interessa apparire, non ci interessa fare. Allora, vorrei sentire a breve anche il sindaco che abbiamo intervistato ieri, perché ha incontrato, ha ricevuto insieme al vice sindaco Alberici il preside, i ragazzi e anche alcuni insegnanti. Prima ci dobbiamo fermare per una pausa e poi riprendiamo subito. A tra poco. Ben ritrovati a Botta e Risposta, riprenderei rapidamente come annunciato poco fa lanciando le parole del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, che ieri appunto ha incontrato i ragazzi, studenti e anche insegnanti e ha espresso insomma una preoccupazione notevole per l'immobilismo, questo è un termine che utilizzo io, ma insomma tradotto, della provincia di Lucca. Sentiamo Del Ghingaro. Da un anno e mezzo che siamo stati sollecitati dal preside e dagli insegnanti di occuparci di questa cosa e lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo in maniera seria, istituzionale, formale, senza troppi clamori pubblici. Lo abbiamo fatto sollecitando la provincia in maniera ovviamente informale attraverso delle telefonate e degli incontri e lo abbiamo fatto formalmente con delle lettere. Addirittura la prima risale al febbraio scorso, dove abbiamo significato al presidente della provincia un elenco di situazioni delicate all'interno della scuola, documentandole addirittura con materiale fotografico. Abbiamo richiesto alla provincia di intervenire più e più volte, perché la situazione è grave, e, però ad oggi, al di là di una promessa, di un finanziamento, purtroppo non abbiamo altro. Che la provincia, come dire, nonostante le sollecitazioni, nonostante le raccomandazioni e nonostante anche le proteste nelle quali è in corsa, come dire, non riesca a concretizzare un intervento su questa scuola, sinceramente ci stupisce e ci amareggia e ci auguriamo che intervenga assolutamente quanto prima. Manderò un tecnico, proprio perché appunto la scuola lo ha richiesto, a verificare se ci sono le condizioni minime di sicurezza per i ragazzi, perché se anche solo minimamente non ci fosse la sicurezza e quindi la stabilità per la scuola, è chiaro che dovrei intervenire come sindaco bypassando i poteri, diciamo, e le competenze che ci sono su quella scuola. Mi auguro che non si arrivi a una situazione di questo genere, perché sarebbe veramente grave, non solo per la scuola, ma per l'intera città e soprattutto per la provincia di Lucca. Queste le dichiarazioni di Del Ghingaro, ricordiamo le tempistiche, perché era mercoledì mattina, poi nel pomeriggio i lavori di somma urgenza, quindi lo scenario peggiore di un'ordinanza di chiusura che a un certo punto è sembrato abbastanza possibile, probabile, quantomeno sembra allontanato. Volevo chiudere il giro di interventi di poco fa con Capasso,
perché sentiamo la lite, un dibattito politico molto acceso, il sindaco che dice colpa della provincia, la provincia che dice il sindaco non se n'è occupato. Voi come sindacati come reagite di fronte a questo rimpallo di responsabilità? È proprio quello a cui stavo pensando, anche ascoltando il dibattito qui stasera. Noi siamo un sindacato di base, e chiedo scusa per la franchezza, ma dagli interventi che ci sono stati anche qui dei due consiglieri comunali, ho la sensazione che la politica si riduca a uno scontro tra partiti. E lo dico con estrema franchezza, mi sembra che anche la questione del Marconi sia affrontata in modo strumentale nelle beghe, nelle contrapposizioni entrambe le parti, tra centrodestra e centrosinistra, o tra due versioni del centrosinistra che sono quelle del comune di Viareggio e della provincia di Lucca. Come uomini di scuola noi stiamo invece cercando di puntare sui contenuti, perché la politica non è solo scontro tra i partiti, la politica sono le scelte di fondo che si fanno per la polis, per la società. E da questo punto di vista il nodo politico principale è quanto si investe per l'edilizia scolastica a livello nazionale, perché io sono convinto che se ci fosse stata anche una provincia di centrodestra non sarebbe cambiato molto, perché il nodo centrale è quanto sono arrivati i soldi di qua, no? I soldi devono arrivare per tutti. Ma sono arrivati a Baglia e non sono arrivati a Viareggio. Me lo spiega lei senza anche, la politica. Perché la politica come indirizzo politico. Abbiamo bisogno di più finanziamenti per l'edilizia scolastica. Però di non abbiamo fatto né i governi di centrodestra né i governi di centrosinistra. Non discuto questo. E questo è il punto politico centrale. Ed è questo che dobbiamo cambiare. Le scuole non devono essere in competizione tra di loro anche per la sicurezza, ma stiamo scherzando. La sicurezza deve starci a Barga, a Lucca, a Viareggio, a Torino, a Roma. Come principio, penso, su questo siamo tutti d'accordo. Impostare la questione in questo modo. Su questo, per me, il principio credo che siamo tutti d'accordo. È come si arriva a questo risultato. Prego, sì. No, direi qualcosa agganciandomi, perché ora qui diciamo, non è presente la provincia, no? Può apparire strano, però io vorrei dire qualcosa, no? Nel senso che con la provincia noi ci lavoriamo costantemente, siamo istituti del secondo ciclo e quindi abbiamo la provincia come riferimento. Certo. Questa è un'osservazione un po' politica generale, ma bisogna tener conto, cioè io ho premuto, intendo continuare a premere, stare vicino, risolvere i miei problemi, però è stato fatto un massacro, diciamo, delle province. Cioè questo discorso, ma in questo senso molto semplice, no? Che lo Stato si può organizzare in mille modi diversi, ci possono essere province o non ci possono essere province, ci possono essere regioni che fanno tutte, ci può essere un ente nazionale, fate quello che vi pare, ma l'idea stessa di avere una funzione in capo a un ente e avergli tolto i finanziamenti, questa è una cosa che dal punto di vista del comune cittadino, diciamo il famoso bambino di 4 anni, no? Portatemi il bambino di 4 anni che glielo spiego, lo capisce chiunque. Quindi avere un ente e non avere il finanziamento per assolvere quelli che sono i compiti dell'ente, cioè questo è il primo punto. Poi è chiaro che c'è la politica, nel senso chi riesce meglio, chi riesce peggio, chi è più attento, che fa, però questo è un elemento devastante, eh? Cioè come per le strade, no? Cioè i famosi cavalcavia che sono venuti giù e tutto quanto, questo è un elemento importantissimo. Noi ne paghiamo le conseguenze, sicuramente come scuole, perché ora qui stiamo parlando di costruire un edificio, garantire la sicurezza, ma qui i problemi sono riparare un tubo, eh? Cioè la provincia ha il problema di riparare un tubo, e fare prevenzione, manutenzione. È possibile anche sui termosifoni, no? È possibile, sono venuti a scuola mia quando si accendevano, il primo novembre. Non possono venire il 15 di ottobre a vedere, no? se funzionano o meno. È della situazione in tutte le scuole. Quindi è un ragionamento molto, molto più ampio. È per fare politica della prevenzione e della manutenzione ordinaria, aggiungo, deve avere finanziamenti anche personale. Perché noi abbiamo il blocco del turnover e delle assunzioni in tutti gli enti locali, in tutti gli enti pubblici da anni. Quindi ci sono dietro questioni più sostanziali, no? Su quanto si investe.
per l'intervento pubblico in generale. Ricci, poi volevo sentire un altro studente. Sì, volevo intervenire su quanto detto dal preside, perché anch'io concordo sul fatto che la politica, come se intesa, come diceva il rappresentante sindacale, giustamente come attività per la polis, purtroppo lavora sulla base dell'attribuzione delle competenze. E le competenze per quanto riguarda gli istituti superiori di secondo grado competono alla provincia. Io sono d'accordissimo col preside che se la provincia deve decidere sugli istituti di secondo grado ma non ha le risorse per intervenire, chiaramente il gap non si può colmare, quindi deve per forza chiedere alla regione, che deve chiedere al MIUR, e quindi finché in questo caso la burocrazia si allarga in maniera infinitesimale. Se invece chi per esso ci fosse un organismo che decidesse, avesse anche finanziamenti per intervenire in maniera rapida, probabilmente i tempi della burocrazia si accorcerebbero vertiginosamente. Qua però viene quasi voglia di dare ragione a Baldini quando dice: ma in certi casi la burocrazia si supera e i soldi si trovano. Basta pensare. In faccia, perché lo stavo per dire. Conti, basta pensare che a agosto scorso il ministro della pubblica istruzione era a Barga. Come mai è venuto a Viareggio? È venuto l'assessore regionale, non è venuto mica al Marconi, è andato da un'altra parte. Come mai? Questo è l'inaugurazione dell'anno scolastico, in effetti era stato già osservato. In mezzo a tutto questo ci sono però i protagonisti, ovvero gli studenti. L'abbiamo sentiti in apertura, anche molto vivaci e coloriti, ma sembrano anche molto determinati a far sentire le loro voci. Un breve intervento del rappresentante d'istituto dopo un incontro con il sindaco degli Ingaro, c'era anche il preside e anche Baldini era presente, insomma non erano proprio soddisfatti. Ascoltiamo. Soddisfatti non ci potiamo ritenere, non ci potremo ritenere soddisfatti fino a che non vediamo un cambiamento nella scuola. Non abbiamo bisogno di parole, non abbiamo bisogno di certezze. Non sto parlando con la calma con cui parlavo l'altri giorni. Abbiamo bisogno di sicurezze. Siamo venuti qui per cosa? Per essere stati rimandati via. Con cosa? Senza sicurezze, senza un... chiamiamola garanzia. Non abbiamo più dove dobbiamo andare a studiare, non sappiamo dove studiare, non sappiamo dove fare cucina e sala. E questo dovrebbe essere il nostro lavoro. E il nostro lavoro a noi chi ce lo porta se non abbiamo le scuole? Parlerete anche con la provincia? Perché certo, parleremo con tutti. Parleremo con tutti perché noi ora lo vogliamo questo cambiamento. Questo è il rappresentante di istituto, Domenico Russo, anche molto battagliero, però viene da chiedersi quanta consapevolezza c'è con questi ragazzi di tutto quello che avete detto voi, cioè di tutto questo sistema politico, istituzionale, burocratico, del quale loro sono un po' vittime, insomma, alla fine. Ma diciamo, i ragazzi sono ragazzi molto concreti, per cui vogliono subito capire cosa possono fare, di chi è la colpa. Quali azioni possono fare, cosa possiamo fare, preside, per anche noi, per fare la nostra parte. Quindi si sono dati da fare, magari a volte risultano anche un po' troppo effervescenti, però hanno fatto una figura di prim'ordine, no? Sono loro che mi hanno costretto, diciamo, in qualche modo mi hanno portato a Striscia la Notizia o tutto quanto, sono dati da fare loro proprio. Attivando i loro canali, hanno detto andiamo, ci vestiamo in divisa, facciamo vedere chi siamo, che siamo una scuola seria, una scuola che forma, però abbiamo anche noi diritto, come gli altri che vanno nelle scuole, no? Tipo che vanno nei licei, che vanno nelle altre cose, ad avere una buona scuola, no? Cioè delle buone condizioni di lavoro e degli ottimi insegnanti. Quindi io devo dire la verità, sono stato anche piacevolmente sorpreso dalla cosa, e insomma è stato anche un bel momento, insomma, no? Poi ribadisco, sono anche ragazzi rispettosi, ragazzi che prendono le loro responsabilità, che anche la città, diciamo, la città ha dovuto prendere consapevolezza di quello che succedeva. Capasso, che voleva intervenire sui ragazzi. Gli studenti oggi, ieri alla manifestazione, hanno posto anche un altro problema di carattere più generale, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro. Ho letto. Certo, questo è un altro tema che loro hanno posto in maniera molto chiara, dicendo alternanza scuola-lavoro molto spesso è lavoro gratuito con pochissima formazione, è lavoro prevalentemente di carattere esecutivo e a volte neanche strettamente collegato con quelli che sono gli indirizzi di studio, e questo è un problema molto grosso che stanno avendo tutte le scuole superiori italiane. Dipende. La legge 107 ha previsto per gli studi tecnici e professionali 400 ore di alternanza scuola-lavoro, e con 400 ore ci sono idee diverse sulla formazione aziendale, però tutti gli uomini di scuola, anche molti dirigenti scolastici,
dicono che 400 ore sono un quantitativo esorbitante, che rendono anche difficile fare delle esperienze che siano effettivamente formative, perché non puoi andare a monitorare, non puoi andare a selezionare le scuole, le aziende che formano effettivamente, non quelle che sfruttano lavoro gratuito e quant'altro. Noi su questo come COBAS stiamo lanciando in questo mese una campagna nazionale in cui proponiamo alle scuole l'approvazione di mozioni in cui si chiede che siano le scuole a decidere se e soprattutto quante ore di alternanza svolgere, e poniamo anche una serie di paletti su come fare questa esperienza. Vorrei intervenire ancora su questo tema, però devo fare un'ultima pausa, poi riprendiamo, e vorrei anche dare uno sguardo ad un altro caso sulla scuola inversiva di cui si è parlato nelle ultime settimane. Non scuole superiori, ma parliamo di inferiori, è l'Istituto Comprensivo di Pietrasanta, e sono arrivate delle novità proprio nelle ultime ore. A tra pochissimo. Ben ritrovati, siamo all'ultima parte di Botta e Risposta. Come anticipato poco fa, vorrei chiudere rivolgendo lo sguardo anche sul caso di Pietrasanta del Comprensivo. Prima però chiudere anche questa riflessione che ha lanciato Rino Capasso per i COBAS sull'alternanza scuola-lavoro, che poi è il tema che hanno lanciato gli studenti durante quella manifestazione. Il preside voleva puntualizzare su come riuscite a gestire queste esperienze lavorative, sì, dei ragazzi. Io vorrei appunto brevemente, diciamo, soffermarmi sul fatto che al di là dell'estensione, diciamo, dell'alternanza a tutto il sistema scolastico di secondo grado, comunque per gli istituti professionali è una sostanzialmente una necessità. Quindi noi riusciamo a fare formazione fino a un certo punto, e poi però nell'inserimento lavorativo, questo inserimento lavorativo guidato, che noi cerchiamo di guidare abbastanza bene, ci consente di perfezionare e di completare la formazione. Noi facciamo parecchie ore, quindi andiamo anche al di là, perché di fatto facciamo 560 ore di stage, di alternanza, diciamo, nel triennio. Abbiamo studiato però delle forme per evitare di fornire manodopera gratis, no? Perché poi il rischio è quello, insomma. Esiste questo periodo. Ma è un rischio, è una realtà, secondo lei? Ma secondo, allora, per quel che riguarda noi, non è una realtà. I suoi studenti però non sono d'accordo, hanno qualche detto diversamente. Qualche studente. Diciamo che ci sono casi, probabilmente. Ma è un fatto strutturale. Io seguo centinaia di studenti, perché stiamo parlando di centinaia di studenti. Per quel che riguarda noi, lo sfruttamento non è strutturale, vanno a fare un'attività precisa, che è quella dell'aiuto cuoco, del cameriere, del receptionist. Quindi intanto fanno tutte attività che sono quelle precise del loro percorso scolastico, non vengono utilizzati mai per fare altro, quindi famose fotocopie, no? O cose di questo genere. E noi cerchiamo di inserirli in strutture dove possano imparare. Poi chiaramente nelle centinaia ogni tanto ci arriva anche qualche... E su questo voi potete vigilare però su... Noi vigiliamo perché abbiamo uno proposito, diciamo, un certo numero di tutor, che sono poi i loro insegnanti di materie professionali prevalentemente, che scelgono i locali, li visitano... Sono a disposizione. Quello che potete fare, quello che possiamo fare, lo facciamo, e anche quando abbiamo dei feedback negativi, che chiaramente possono arrivare, e cerchiamo, togliamo l'azienda. È difficile riuscire a fare questo se devi garantire 400 ore a tutti gli studenti, soprattutto negli istituti più grandi, cioè quella di selezionare le imprese che effettivamente fanno formazione rispetto a quelle che sfruttano lavoro gratuito. E attenzione, perché qui sta cambiando il paradigma del mercato del lavoro. Nel Novecento c'era lo scambio tra forza lavoro e salario. Qui ci sono segmenti del mercato del lavoro sempre più estesi in cui lo scambio diventa lavoro gratuito in cambio di formazione più o meno reale o presunto. Il Giubileo e Expo a Milano è stato organizzato con il 70% di ricorso a stage gratuiti.
Chiedo scusa, qui si apre una parentesi, potremo dedicarci un'altra trasmissione sicuramente. Cioè, invece volevo tornare a parlare di scuola in Versilia, una parentesi su un altro caso molto importante che insomma sembra aver trovato una soluzione, questo maxi comprensivo di Pietrasanta, si parla di medie, di elementari, pensate, da 18 plessi scolastici, oltre 1600 ragazzi riuniti sotto un unico dirigente scolastico che è Barbara Caterini, che è anche dirigente di un importante comprensivo di Viareggio, quello della Darsena, che ha a che fare quindi con migliaia e migliaia di ragazzi. Si è chiesto lo scorporo, contrariamente a quello che è stato fatto 2 anni fa dall'amministrazione Mallegni, dopo un no è arrivato un sì dalla provincia di Lucca. Ripeto, non è presente il presidente perché era fuori, ma una brevissima battuta ci spiega cosa è successo. Il comprensivo di Pietrasanta, la provincia ha detto sì allo scorporo di questo maxi comprensivo. Sì, abbiamo approvato la delibera in consiglio provinciale, la delibera che riguarda il dimensionamento scolastico, riguarda diverse cose, in particolare ci sono 3 cose che sono importanti, una in particolare sulla Versilia. C'è stato anche un aspetto che riguarda la scuola di Pietrasanta, che l'anno scorso era stata incorporate 2 istituti facendo appunto un istituto solo e quest'anno appunto sono state ridivisi in 2 istituti. Perché questo? Perché questa scuola è una scuola che supera quelli che sono i parametri. L'anno scorso era stata data in deroga, ma abbiamo visto che appunto c'è una situazione, diciamo, di problematicità che si sono manifestate, i genitori, la scuola le hanno manifestate con grande forza e quindi in una attesa, diciamo, di fare anche quegli interventi laboratoriali piuttosto che di razionalizzazione degli spazi che rendono poi possibile un istituto comprensivo solo, abbiamo ritenuto più opportuno appunto dividere in 2. Lo ha ritenuto la provincia, ma sulla base di un parere che è arrivato dalla conferenza dei sindaci della Versilia. Insomma, ha fatto un po' il riassunto di quello che è successo e di quanto è stato deciso. Dopo una battaglia anche molto, insomma, feroce, 2000 firme raccolte, manifestazioni di piazza, potremmo vedere anche alcune immagini di qualche settimana fa. Per voi come COBAS è una vittoria assoluta o c'è ancora da combattere? Ma, sicuramente c'è da stare attenti, però ecco, io volevo sottolineare questo, che su questa questione c'è stata una mobilitazione di tutto il mondo della scuola. Siamo partiti a luglio con i sit-in sotto l'USP di Lucca, Comitato Genitori e COBAS, ad agosto con un documento unitario di COBAS, CGL, CISL, UIL e SNALS che ha chiesto lo scorporo sottolineando tutti i problemi di gestione del personale, un'assemblea sindacale all'Istituto Comprensivo di Pietrasanta con 180 ATA e docenti che hanno chiesto all'unanimità lo scorporo e poi la presa di posizione della dirigente scolastica positiva il consiglio d'istituto, il consiglio d'istituto e il collegio docenti all'unanimità. Quindi tutto il mondo della scuola e più volte anche l'amministrazione, no? L'ex provveditorato ha detto che con l'accorpamento c'erano problemi di gestione del personale su tutta la provincia perché si toglievano collaboratori scolastici in particolare ad altre scuole per darle a un istituto così grosso che, perché le tabelle ministeriali sono fatte in modo che quando tu arrivi a 1200 studenti i collaboratori non crescono più, se arrivi a 11 plessi non crescono più. Quindi tutto il mondo della scuola ha chiesto questa cosa. Rispetto a questo la provincia, la conferenza zonale ha avuto una posizione molto chiara e sempre favorevole. Il commissario di Pietrasanta, che all'inizio aveva fatto delle aperture chiedendo anche un'elaborazione congiunta, no, del progetto che non è un progetto di ritorno alla situazione ex ante, perché c'è un riequilibrio tra progetto. I due istituti. La provincia ha... in un primo momento la commissione provinciale aveva espresso un orientamento favorevole, poi la settimana scorsa aveva bocciato il progetto. Devo dire che nel frattempo, voi l'avete avuto anche voi, c'è stata una presa di posizione molto dura delle organizzazioni sindacali CGL, CISL, UIL, COBAS e SNALS e del comitato genitori che hanno detto guardate che c'è una contrapposizione. Non è un progetto della dirigente scolastica, è un progetto di tutto il mondo della scuola. Per chiudere, perché poi vorrei fare... E la provincia, bisogna dare atto, ha cambiato posizione, ha tenuto conto in questo caso di quello che emergeva dalle parti sociali e dalla società civile. Rapidamente, come COBAS, cosa vi aspettate ora? Ci aspettiamo che ci sia la delibera regionale, l'assessore Greco nell'incontro che abbiamo avuto il 31 ottobre presso gli uffici della regione ha garantito il suo appoggio, ha detto che era già perplessa, per usare un eufemismo, sull'accorpamento, che tra l'altro non era in linea
con le linee guida della regione, che se c'era una posizione favorevole da parte dei soggetti locali, in particolare la conferenza zonale della provincia, la delibera regionale ci sarebbe stata. Quindi ci aspettiamo che finalmente questa cosa arrivi a buon fine anche dal punto di vista formale. Risentiamo, fare un giro di interventi con tutti. Preside, un dirigente scolastico con tutti questi studenti, come la dirigente Caterini, può lavorare bene? Può lavorare, anzi. Ma io non ho seguito molto la situazione. Certo, lei c'è un altro settore. Però l'ho vista un po' stanca, in effetti, la Caterini. E io, per quel che mi riguarda, ho una scuola di media stazza, sui 900 allievi, e per me va bene così, nel senso che seguire veramente, diciamo, fino in fondo, fare il mestiere di dirigente scolastico fino in fondo, scuole secondo me troppo grandi, non ci si fa, quindi non ce la farei, almeno per quello che io ritengo debba essere un dirigente scolastico, il lavoro che deve fare, la scuola non può essere troppo grossa. Ricci, accorpamenti a Viareggio non ce ne saranno mai, oppure non si può escludere? Mi auguro di no. Accorpamenti degli istituti comprensivi sicuramente, certo, no. Per quanto riguarda le scuole di secondo grado non dipende dal comune di Viareggio, e quindi mi auguro proprio di no, anche perché anch'io concordo con quanto detto dal preside Esoppo, che è bene che il dirigente scolastico stia nel posto in cui dirige la scuola. Quando dirigenti scolastici devono spostarsi anche nell'arco della stessa mattinata in più plessi scolastici, soprattutto di grandi dimensioni, probabilmente non è mai un bene. Intanto vorrei ringraziare anche chi è intervenuto, chi sta mandando adesso dei messaggi, insomma, che risponde alla nostra domanda, colpando o il comune o la provincia, soprattutto secondo i messaggi. Poi altri, voglio ricordare anche chi ci scrive, ricordatevi della situazione vergognosa del liceo artistico Stagi di Pietrasanta, la Versili va vista tutta quanta, ci dicono. E poi un ex alunno della scuola Minuto di Marina di Massa, ma parliamo di un altro alberghiero, che però dice la situazione del livello scolastico è cambiata in peggio rispetto a quando studiavo in questo istituto. Però ringraziamo chi ci ha scritto, ma stasera vorremmo capire meglio la situazione del Marconi. Volevo chiudere con Massimiliano Baldini, perché ritornando al nostro alberghiero, nostro nel senso quello di Viareggio, lei che cosa si aspetta ora dalla provincia e dall'amministrazione comunale, visto che in questi due giorni, insomma, le dichiarazioni non sono mancate da una parte e dall'altra? Dalla provincia intanto mi aspetto che mantenga fede agli impegni, e sinceramente sono meno ottimista del preside. Tanto domani vengono, sono già venuti, fanno questo intervento di somma urgenza, poi vediamo se in realtà i soldi arriveranno o meno. Siamo sotto campagna elettorale, qualche speranza in più c'è, ma insomma li voglio vedere. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale, io chiedo al sindaco che si faccia forza di quel documento, che tutte le forze politiche e civiche presenti in Consiglio Comunale hanno sottoscritto, evitando ogni tipo di strumentalizzazione, ce ne sarebbe stata un'infinità. L'abbiamo fatto, quindi il sindaco è particolarmente forte, perché ha tutto il Consiglio Comunale intorno, si faccia valere, perché fino ad oggi, devo dire la verità, l'ho visto deboluccio. Capasso, per chiudere, come sindacato resterete attenti su questa vicenda? Certamente, qui c'è un problema anche che per il lavoro poi strutturale che deve partire a febbraio non ci sono ancora i finanziamenti necessari, no? C'è solo 1 milione di euro e devono arrivare altri finanziamenti, quindi torniamo al nodo di prima, cioè quanto si investe per la scuola pubblica, in particolare per l'edilizia scolastica, per tutte le scuole, continuo a dirlo. Siamo in chiusura, io a questo punto ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie per aver dato il proprio contributo a questo dibattito, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito. Botta e Risposta torna come sempre ogni giovedì sera in diretta alle 21 su Noi TV Versilia. Buon proseguimento di serata.